Le mani disegnate, i simboli della pace, elementi che rappresentano il mondo marino, i fiori e non solo, è stato inondato di colori l'atrio della Biblioteca Scarabelli grazie alla mostra inaugurata in presenza delle autorità, dei lavori realizzati dai bambini ucraini presenti in città e dai ragazzi e ragazze del centro diurne Ubios accreditato per il trattamento del disturbo dello spettro autistico. Un'iniziativa che pensa anche alla solidarietà verso le famiglie ucraine ospiti della città ed è stata organizzata dal centro insieme al Soro Optimist Caltanissetta, alle associazioni Bnei Efraim, San Filippo Neri Apostolo e abbracciata anche dal comune che ha messo a disposizione gli spazi della biblioteca. Questa giornata, proprio perché vuole celebrare l'unione e la guerra, dico io guerra contro la categoria, le categorie di persone, i ragazzi autistici o i bambini ucraini con le loro madri ospiti presso questa, ospiti a Caltanissetta e ospiti presso le nostre scuole, sono bambini, quindi questa per noi è il dato più importante, cioè le associazioni che agiscono sul nostro territorio hanno il compito, hanno l'obbligo di proprio cercare di abbattere questa cultura delle diversità, è un momento per noi molto importante che pensiamo di poter ripetere, quello che ci interessa soprattutto è un movimento cittadino di sensibilizzazione. Speriamo veramente che questi eventi possano sensibilizzare un po' tutti gli uomini, non le categorie o le famiglie con problemi o con figli con problemi o le vittime della guerra. E da questo nasce questa esposizione di questi lavori eseguiti sia dai ragazzi del centro Eubios che dai ragazzi ucraini ospiti in queste scuole. La filosofa Hannah Arendt, davanti al male a cui ha dovuto dare una risposta, a cui ha voluto dare una risposta, ha parlato di banalità del male. E io vorrei parafrasare la filosofa e dire che qui siamo davanti alla banalità del bene, alla semplicità di persone che rappresentano a vario titolo delle associazioni come il Soro Optimis, Eubios, l'associazione San Filippo Apostolo, per prendere una iniziativa di sensibilizzazione e anche per dimostrare che è possibile dialogare tra persone di buona volontà e che è importante dialogare per trovare insieme quelle forze e quelle sinergie per dare risposte a tanti problemi, in questo caso a quello dei bimbi che rappresentano qualcosa di positivo nella società e che purtroppo sono vittime di tante situazioni negative, della guerra, della malattia, ma anche di altre forme di degrado e di deprivazione. Ed è bene che la società, le forze positive della società, possano ritrovare unione di intenti per dare una risposta comune.